gente, viaggeva a telefonare, col doppio barba che sa di pioggia, era 24 ore, perduti nel Corriere della Sera. Tardi, perché ha paura del sesso o per la smania di successo, per scrivere il romanzo chi ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero. Scusa Simone, abbi pazienza, mi sento in dovere di dire una cosa. Scusa che gli è caduto il papillon. Vai, vai pure. Già mi disse quando girare il pubblico, come lo dico adesso, perché mi sembra corretto. La scorsa volta ho proposto un pezzo che ha subito diverse critiche, nonostante abbia comunque trovato diciamo, il consenso del pubblico, perché il ballottaggio non c'è finito. Cioè, abbiamo proposto tre pezzi di un grado di difficoltà, penso, imparagonabili con tutti quegli altri cantanti, lo dico presuntuosamente, però secondo me è così. Cioè, cantare un uomo di sole con questa intensità, cioè un pezzo che ha delle tonalità molto difficili da raggiungere, con l'intensità che ha dato lui, dico ancora una volta intensità, in quel caso non l'avessi detto, è stato veramente magico. Quindi fantastico Stefano, sono contento che ti sia riscattato da grande dopo le critiche dell'ultima. Potrei essere piaciuto anche stavolta, ma la gente che fa le cose facili è più semplice trovare l'accomodamento del pubblico, le cose difficili sono più complesse. Passo la parola a Andrea che vuole la microfono. Sì. Andrea, scusa, ti chiedo di essere veloce.
No, nel senso, quello che dire, si sente che Stefano ha le note in tasca, cioè nel senso che ha questa scioltezza nel canto che deriva dal fatto che ha questa sicurezza che gli consente di giocare con la voce e dare l'impressione di questa sicurezza che passa al pubblico. Quando si è sicuri nel canto passa anche poi l'emozione, è più facile che passi.